Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Questo video per me è pieno di emozioni contrastanti. Come potete vedere non sono solo, c'è questo tesorino qui. È vero che sei un tesorino, te. È l'unico cucciolo sopravvissuto dell'ultima cucciolata di Freya, quella che c'è stata a gennaio, precisamente il 14 gennaio, così potete farvi un'idea della sua età. Ho fatto veramente molta fatica a trovare una mamma o un papà che fosse, oppure una mamma e un papà. Vero che abbiamo faticato tanto, Topino. Poi a un certo punto l'avevo anche trovata. L'avevo anche trovata, se non che il bimbo ha ricevuto uno o più graffi dai fratellini più grandi ed è diventato cieco dall'occhio destro. Ed è per quello che il suo essere cieco gli ha comportato che io avrei poco da ridere. Poco prima che diventasse definitivamente cieco, perché abbiamo cercato tramite il veterinario di salvargli l'occhio, ma non ci siamo riusciti. Che c'è? Poco prima che diventasse. Avevo trovato una mamma e un papà per questo bimbo meraviglioso e che volevano fare un regalo al bambino, al loro figlio, insomma. Nel momento in cui abbiamo saputo che è diventato cieco da un occhio, sottolineo da un occhio perché lui è indipendentissimo, fa tutto da solo, per correttezza io ho chiamato la famiglia. Più precisamente ho parlato con la mamma e questa donna mi ha detto: aspetta che lo chiedo a mio figlio, ti chiamo tra 10 minuti. E dopo 10 minuti mi ha chiamato e mi ha detto che il bimbo non lo voleva più perché è cieco da un occhio. Scusate, ma veramente la disabilità mi tocca di persona e non è facile parlare di queste cose. Per questo motivo mi sono dovuto muovere di nuovo quando il piccolino aveva già 2 o 3 settimane, non mi ricordo bene. E ho cominciato a mettere annunci in diversi bar di Grosseto, finché non mi ha chiamato quella che domani diventerà la sua mamma. Che lui finalmente ha trovato la sua famiglia, ha trovato la sua mamma, vivrà in campagna, quindi potrà stare all'aperto. E sono molto contento perché sinceramente non abbiamo la possibilità di tenere altri cani, ne abbiamo già 5, come sapete, di questo, però non mi viene tanto da sorridere perché al pensare che questo amore è stato rifiutato per essere cieco da un occhio. Adesso si è addormentato sulle mie ginocchia, per questo è così. Il messaggio che io voglio portare, senza fare né nomi né cognomi, è vergogna. Vergogna e vergogna e vergogna. Perché persone così non sono degne manco di avere figli, perché come rifiuterebbero un cane disabile, a parte avrebbero rifiutato un figlio disabile. E poi a questi figli cosa insegnate? Cosa insegnate a questi figli? Cosa insegnate a questi figli? Riuscite a guardarvi allo specchio la mattina? Ci riuscite? Io veramente fatico a tenere un linguaggio consono, ma devo, perché siamo in Italia. Anche la verità può essere condannabile. Però io mi metto nei panni di questo povero scricciolo che non può parlare, che non ha deciso di diventare cieco da un occhio. E il mio messaggio è:
Vergogna. Io ringrazio pubblicamente la mamma di questo bimbo che domani verrà a prenderlo. Amore. Non faccio il nome perché sinceramente non ho chiesto il permesso, quindi non so se vuole. Comunque grazie, se mai guarderai questo video. E chiedo alle persone che vedranno questo video di condividerlo. Perché questa vergogna non può rimanere nascosta. E per favore, no, so che non li condividete mai i miei video, ma almeno questo fatemi la grazia di condividerlo, perché tanto a me non mi pagano più, quindi io non ci guadagno nulla. Dalle visualizzazioni capirò se lo avete fatto. Non fatelo per me, non fatelo per il mio canale, fatelo per questo scricciolo che non ha voce. Grazie.